Hola amigo! Ho appena spacchettato la nuova Roland VAD, uno strumento unico che unisce le caratteristiche di una batteria elettronica a quelle di una acustica. Questo nello specifico è il modello 503. Perché scegliere un prodotto del genere? A chi è rivolto e chi ne può trarre vantaggi? Dopo averla testata per diversi giorni mi sono fatto un'idea piuttosto precisa. Anzi, ringrazio subito Roland e strumentimusicali.net che mi hanno dato la possibilità di usarla un po' più del solito, studiarmi bene la centralina che ha un sacco di funzioni interessanti. Ma partiamo dal design e dalla sigla VAD, che sta per V-Drums Acoustic Design, perché di fatto la batteria ha il look di uno strumento vero, in legno, con le misure standard. Qui abbiamo la cassa da 20, il tom da 10, timpano da 14, rullante da 14x5,5. Tra l'altro Roland ha fatto un bel upgrade sui pad dei piatti, perché sono più leggeri del 40% rispetto ai modelli precedenti, quindi hanno una sensibilità e un realismo migliore quando li colpisci. E questo è sempre l'aspetto numero uno da considerare, cioè quanto cambia rispetto a una batteria vera. Su questo kit la sensibilità è veramente ottima e devo dire che i pad del rullante e del ride sono incredibili, senti veramente qualsiasi dinamica. Roland ha sviluppato un sistema diverso dal classico collegamento jack tradizionale. Questi pad, rullante ride, si collegano tramite USB alla centralina e hanno la stessa tecnologia del touchscreen dei tablet, quindi potrai fermare il piatto, guarda, semplicemente con un dito. Ma in generale tutti i tamburi sono molto reattivi e dinamici, però il fatto di avere il fusto di dimensioni standard non è un vantaggio secondo me solo dal punto di vista estetico, perché appena l'ho provata me la sono sentita proprio bene sotto le mani, no? Come se il fusto aiutasse ad avere un feeling migliore, soprattutto la cassa. Partiamo dalla centralina, che è la TD27. Prima di tutto è veramente facile da usare perché la maggior parte delle funzioni sono accessibili qui dal pannello frontale con questi grandi bottoni, quindi non devi entrare in menu particolari, sotto menu e cercare tutti questi parametri. Ci sono, però diciamo che la maggior parte delle cose le fai da qui. Roland ha appena reso disponibile un update dove i banchi dei suoni sono ancora più finiti, pronti all'uso, editati per così dire, quindi ti consiglio di farlo. E per quanto riguarda i sample interni hai veramente una varietà di suoni enorme, sia acustici che elettronici che percussivi. Puoi comunque importare 500 sample o loop esterni, quindi praticamente puoi personalizzare veramente qualsiasi kit come vuoi. Però ti devo dire la verità, ora che ci ho speso sopra un po' di tempo e ho smanettato per bene la centralina, ho capito che veramente quello che c'è qui dentro basta e avanza, perché puoi manipolare i suoni interni in tantissimi modi. Facciamo un esempio, piatto ride, io ho questo suono, ok? Io posso andare a modificare il tipo di ride, quindi va bene, ammettiamo che mi piaccia il dark ride. Ora io posso ulteriormente andarlo a modificare con tutta una serie di caratteristiche. Per esempio potrei dirgli la dimensione in pollici. Voglio un ride proprio cattivone, 24 pollici. O 22. Posso dirgli se sordinarlo un po' col nastro gaffa. Ok? Quindi si ferma prima. Poi posso dire addirittura lo spessore del piatto. Questo è bellissimo, perché a me magari piace il suono, ma lo vorrei un po' più leggero. Allora vado su thin. Ok? Oppure potrei dirgli dammi i rivetti. Occhio, vedi? Quanti ne voglio di rivetti? Li voglio sentire tanto o li voglio sentire poco? No, quindi posso personalizzare veramente in maniera pazzesca. Sui rullanti posso scegliere se voglio la pelle sabbiata, trasparente, pinstripe, quanta cordiera voglio sentire, quanto deve essere profondo il fusto, la cassa posso scegliere il tipo di battente, posso veramente personalizzare
a bomba i setup. Poi se vuoi veramente ottenere il massimo, c'è il nuovo processore degli effetti interno, che è pazzesco perché su ogni singolo kit potrei andare ad agire sulla parte microfonica e ambientale. Mi spiego meglio. Non si tratta solo di effetti, riverberi, eccetera, eccetera. Immagina che questo sia uno strumento vero con tutti i microfoni posizionati vicino ai tamburi, vicino ai piatti, nella stanza, come in studio di registrazione. Io posso gestire tutti questi elementi in maniera estremamente creativa. Potrei decidere, ad esempio, quanto i microfoni overhead, cioè sopra la testa, devono incidere sul suono dello strumento, a che distanza devono stare, addirittura quanto distanti tra loro devono essere per avere più spazialità. Posso scegliere un tipo di microfono più chiaro o più scuro, quindi esaltare certe frequenze. Le opzioni sono infinite, credimi che non è assolutamente difficile lavorarci su, e questo per dire che puoi soddisfare veramente qualsiasi esigenza sonora e creare un setup senza compromessi. Andiamo al dunque, prima di fare le considerazioni sul prezzo, ti dico a chi consiglierei questo strumento. Per fare live è sicuramente ideale, lo sai benissimo, a volte vai nei locali e ti fanno coprire la batteria con gli stracci perché non puoi fare casino, o peggio ancora ti devi portare il Kion come surrogato della batteria. No, con questo strumento puoi veramente suonare ovunque, puoi suonare nel baretto di paese, così come nella mega festa di piazza, però con il look di una batteria vera, perché è chiaro che si sa che quando porti in giro la batteria elettronica, quella normale senza i fusti, non è il massimo come impatto. Tra l'altro il colore secondo me è veramente figo, perché è molto elegante questo grigio scuro con i brillantini dentro. Scenario con la band: immagina che magari il tuo chitarrista e il tuo bassista utilizzano pedaliere digitali, quindi potenzialmente è il palco muto, puoi suonare ovunque in qualsiasi stile musicale a volumi controllati, pure se fai metal, o comunque puoi creare il suono adatto ad ogni brano del tuo repertorio, cioè se fai cover band ad esempio puoi avere il suono acustico quando fai gli AC/DC. Puoi avere il suono alla Bruno Mars, un po' elettropop con rullantone. Puoi avere il suono house se vuoi fare delle tamarrate da discoteca, oppure la roba percussiva. Io ho la sensazione che a brevissimo queste batterie le vedremo sempre più spesso anche sui palchi dei grandi tour, perché replicare il suono dei dischi conta tantissimo. Tipo, c'è già una trasmissione in Francia, si chiama Pop Show, una sorta di The Voice, dove il batterista è Damien Schmidt. Non so se lo conosci, ma è un batterista pazzesco e usa proprio queste batterie qui. Perché? Perché evidentemente in quel contesto è più comodo, è proprio meglio. Naturalmente, se non ti basta questo setup, puoi anche integrare altri pad alla centralina o trigger, puoi farti anche la doppia cassa. Io adesso ti faccio vedere un esempio con un bar trigger come pad aggiuntivo. L'unico pad su cui ammetto di aver lavorato un pochino per trovare proprio il feeling è il Charleston. Qui ho settato i parametri in maniera leggermente diversa all'impostazione di default, perché lo sentivo troppo presente, però a parte questo è veramente tutto pronto da usare. E probabilmente lo vorrai sapere anche questa cosa del volume della batteria, e cioè quanto casino fa questa batteria, no? Pur essendo muta perché ha le pelli mesh, i pad sono in gomma, però vedi, adesso io sto suonando riprendendo tutto dal microfono con cui sto parlando, quindi mentre parlo e suono senti che la batteria non è che è troppo prevalente. Ovvio che se c'è il vicino che ti rompe le scatole non c'è niente da fare, però comunque lo strumento per studiare in casa direi che va benissimo. Altro aspetto non da poco: hai la possibilità di registrarti e quindi valutare le tue performance. Basta cliccare qui sul tasto REC e basta, non devi fare niente, non devi imparare niente, addirittura puoi registrare
se colleghi la centralina al computer, 28 tracce separate. Quindi se vuoi fare qualcosa di più articolato, puoi dividere tutti i segnali MIDI fino a 28 canali e semmai riutilizzarli con i tuoi software preferiti. Poi c'è un'altra cosa molto intelligente che è il Bluetooth. Quindi puoi abbinare il tuo telefono alla centralina o il tablet, quello che vuoi, Spotify, YouTube, iTunes, quello che vuoi, schiacci play e senti già in cuffia la base su cui suonare, con cui ti puoi anche registrare. Secondo me è fantastico. Non ci sono fili in giro, comodissimo. E qui tu mi dirai, sì Dado, bellissima sta storia, però costa tanto sta batteria, è veramente un bel investimento. È vero, costa tanto, ma l'investimento è proporzionato a tutto quello che hai contemporaneamente. Cioè ti spiego il mio pensiero. Primo, se non spendi tanto non hai il feeling realistico, allora tanto vale. Lo dico sempre, io supporto l'elettronica quando è di alta qualità, altrimenti no. Non riesci a studiare bene, non riesci a suonare in modo credibile dal vivo, non ti diverti e neanche impari se non hai un prodotto di alta qualità. Questo va detto. Seconda cosa, qui devi pensare a un prodotto all in one. Compri una volta e hai finito. Hai la batteria, hai i piatti, non cambierai mai le pelli, non rompi le bacchette, non rompi i piatti perché picchi troppo, non devi insonorizzare la stanza, non devi trattarla acusticamente, hai il sistema di registrazione integrato, non ti serve una scheda audio, i microfoni, i preamplificatori, il computer. Cioè, fai questo ragionamento. Quanto spenderesti a creare un sistema simile per uno strumento acustico? Tanto, io lo so. Senza considerare che puoi avere comunque qualsiasi suono disponibile o personalizzarlo girando una rotella. L'unica cosa che ti serve è il pedale della cassa, il reggi rullante e l'asta del Charlie. Il resto è tutto nel pacchetto, anche le aste dei piatti e i morsetti. E vabbè, e le cuffie ti devi procurare. Ok, puoi dirmi che non è la stessa cosa, perché la batteria acustica è sempre la batteria acustica, ed è vero, stiamo sempre cercando di replicare qualcosa di unico, però dipende da cosa devi fare. Cioè, secondo me, per molte persone è un ottimo investimento, ribadisco, sull'elettronica non conviene mai risparmiare troppo. Questo è il mio pensiero. Ricapitolando, i vantaggi che mi sento di sottolineare sono, numero uno, il look. L'estetica, che sono ideali se vai a suonare su un palco. Numero due, sensibilità e realismo, sia per suonare dal vivo, ma anche per studiare o usarla con gli allievi a lezione, perché no? Numero tre, la facilità di utilizzo della centralina. Numero quattro, la possibilità di personalizzare praticamente all'infinito i suoni. E numero 5, ti puoi registrare in maniera semplicissima per valutare i progressi. Di questa batteria esistono tre modelli. Uno più economico, la VAD306, che però ha una centralina diversa, la centralina della TD17 e anche i pad sono diversi. E poi c'è un modello superiore che si chiama 506, che non è tanto superiore come tecnologia quanto per numero di pezzi, perché la centralina è la stessa, quella della TD27, però hai un tom in più e un crash in più. Ti lascio il link in descrizione se vuoi dare un occhio ai prezzi e a tutte le caratteristiche del prodotto. Ringrazio ancora Roland in collaborazione con strumentimusicali.net che mi hanno permesso di provare e di testare per diversi giorni il prodotto. Questo ha fatto sicuramente la differenza. Ti ringrazio se sei rimasto con me fino a questo momento. Spero di averti fatto capire bene le potenzialità di questo strumento e a chi è rivolto. Iscriviti al canale se vuoi seguire i miei video e se vuoi studiare con me i miei corsi didattici online, vai su corsi.suonarelabatteria.it. Buona musica e alla prossima. Ciao!